Quali sono state le maggiori difficoltà nella realizzazione di questo lavoro, di questo film, e quali sono gli aspetti limitativi, se ci sono, nel realizzare un progetto innovativo in Sardegna rispetto a quello che invece può succedere nel resto della penisola? Quello che rende facile lavorare in un comune piuttosto che in un altro è la disponibilità di persone che ti mette a disposizione l'amministrazione comunale. Ti dà la possibilità di risparmiare prima di tutto tantissimi soldi, che in una produzione piccola come può essere la mia è importantissimo. La cosa bella del mio passato, appunto, nella ricerca archeologica, è che ho avuto proprio modo di conoscere un sacco di persone e di sentire leggende di tutti i tipi. Quello che è bello è vedere proprio come in Sardegna, soprattutto nel periodo in cui ho ambientato il film, negli anni 50, ci fosse ancora una grandissima componente di credenze religiose che hanno radici pagane, quasi che secondo me arrivano fino al nuragico addirittura. L'uscita del trailer è stato alla fine dello scorso anno, quindi a cavallo tra lo scorso anno e il nuovo. Le visualizzazioni sono state tantissime. C'è molta curiosità e sicuramente molta aspettativa da questo film. Cosa ti aspetti tu? Non sono tanto interessato alla fama. Probabilmente se avessi cercato una fama, magari sarei andato fuori dalla Sardegna, che era molto più facile muoversi in certi ambiti, diciamo. Poi chiaramente ho fatto secondo me, una promozione intelligente inizialmente sui social, che è stata quella di usare un trailer che non abbia le parti migliori del film, perché molto spesso quando uno esce dal film vede le parti migliori del film e dice vabbè, l'avevo già visto. Io invece non ho usato assolutamente le parti migliori del film, ho usato delle parti interne al film, ma dello svolgimento normale, per comunque sia catturare l'attenzione delle persone. Soprattutto il sottotitolo non è un sottotitolo messo lì per niente, è un sottotitolo che fa capire comunque sia che c'è una grossa ansia a un certo punto del film, che probabilmente la notte, quando vai a dormire, per certe persone non sarà neanche così facile. Mirko, visto che ci hai incuriosito, adesso ti chiedo: ma quando uscirà il film e dove uscirà? Allora, il film uscirà in tutta la Sardegna a febbraio, per poi scavalcare il mare e andare anche nel resto d'Italia. Ancora non abbiamo, non vogliamo, diciamo, sbottonarci dando delle date precise, ma saranno a breve divulgate, sarà possibile vederle in un sito internet apposito. Mirko, c'è qualcuno che vuoi ringraziare in particolar modo per la realizzazione di questo film? Direi proprio di sì. Vorrei ringraziare tutti i miei collaboratori, tutti gli attori che hanno creduto in questo progetto, tutti coloro che comunque sia hanno dato una mano, a partire dal runner per arrivare all'aiuto regista, insomma. Questo è un film coraggioso in cui molte volte gli attori hanno fatto anche delle parti tecniche. Quello che voglio dire è che Vien di notte comunque ci ha unito in questo grande progetto e abbiamo avuto tutti una grande passione nel realizzarlo, e spero che possa dare appunto un lustro a chi ha lavorato con me, a partire da Marco Urru, che ha avuto l'idea un bel giorno, che è arrivato e mi ha detto: Mirko, sai, volevo fare un cortometraggio di 2 minuti con un'idea come questa. E gli ho detto: vabbè, lo scrivo. Ho iniziato a scrivere, poi l'ho chiamato al telefono e gli ho detto: oh, guarda, io ho scritto quasi un mediometraggio. Lui: come un mediometraggio? Io ho fatto sì. Poi dopo 2 giorni l'ho richiamato: oh, io ho scritto un lungometraggio. E quello: ma ce la facciamo a farlo? Certo che ce la facciamo, non ti preoccupare. Invece te la faccio io una domanda. Qual è la tua più grande paura?